Do subito la parola al presidente di Confindustria Firenze, Simone Bettini, per un saluto. Grazie. Autorità, sindaci, cari colleghi, vi do il benvenuto da parte delle 10 associazioni confindustriali delle città metropolitane. Ringrazio innanzitutto i relatori, i professori Barber, Bassanini, Camagni e Ghetti. Ci aiuteranno a capire perché le economie metropolitane sono un'opportunità per il nostro Paese. Ringrazio il sindaco Renzi e il Comune di Firenze per ospitarci in questa meravigliosa location. E per ricominciare a crescere in modo adeguato e non a manciate di decimali, si deve tradurre l'emergenza, a mio avviso, in azione. Dobbiamo farlo però assolutamente in tempi industriali ed è importante che l'agenda pubblica vada in parallelo con quella delle nostre imprese. Perché il riposizionamento competitivo, che è obbligatorio per il sistema produttivo, deve riguardare anche i nostri territori, che sono anelli fondamentali della catena del valore. Anche per questo ringrazio il presidente Squinzi, che non si stanca mai di ricordare che i fattori produttivi non stanno solo nell'azienda e che i nostri guadagni in produttività ce li rimangia il sistema paese. Per questa introduzione voglio partire proprio da qui. Questo non è uno dei tanti seminari di carattere giuridico istituzionale. Questa è e deve essere l'occasione per fare il punto su un tema economico, perché le città metropolitane sono un tema economico e come tale vanno considerate dal legislatore. Il tema non è nuovo e si intreccia nella maniera più assoluta con la politica industriale. La visione delle aree urbane italiane come centri di innovazione per il settore manifatturiero è già presente addirittura in uno studio del Censis del 1971. Ma saranno soprattutto la globalizzazione e poi la crisi che dimostreranno che i territori gestiscono le sfide meglio delle nazioni. Oggi 40 grandi economie urbane rappresentano il 40% dell'economia mondiale, perché quella è la dimensione giusta per competere. Anche la nostra economia fiorentina si è organizzata su dimensione metropolitana almeno dagli anni 60. Dunque l'economia c'è, manca però la politica e manca una governance. Perché, cito il caso della nostra realtà, con 42 comuni, e sono 42 dal primo giorno di questo anno, ma erano 44 fino al 31-12 dello scorso anno, con 42 piani di sviluppo territoriali, con 42 sensibilità amministrative differenti, non può altro che portare a un inceppamento di quello che è il nostro e dovrebbe essere il nostro sviluppo. Per questo la riforma della politica, la riforma della pubblica amministrazione va considerata come una precondizione per il rilancio dell'Italia. Le città metropolitane compaiono nel 90 e non possiamo permettere che ancora dopo 24 anni sia lì a parlarne senza fare un passo avanti importante, perché questa vuol dire anche questa antieconomia. Ci vuole dunque anche qui un cambio di passo. Allora, la città metropolitana deve essere il primo punto della prossima campagna elettorale amministrativa. Per uscire dalla crisi ci vuole una grande Firenze, ma ci vuole anche una grande Milano, una grande Bologna, una grande Venezia, una grande Bari. E ci vogliono sindaci metropolitani. Il perché ce lo spiegherà il professor Barber. Mi avvio alla conclusione dicendo che le aree metropolitane italiane sono già dei motori dell'economia italiana e il mondo si muove proprio in questa direzione. Lo dico ai politici e agli amministratori presenti oggi qui in sala. Non si tratta solo di costi della politica, che resta comunque la nostra azienda più grande e meno efficiente, ma di costi di transazione. Solo un'Italia più semplice sarà più capace di crescere e un'Italia che torna a crescere sarà per tutti un'Italia migliore. Grazie a tutti e buon lavoro.